Ciao a tutti e buon mercato a tutti. Sì, perché la stagione è ormai in pieno corso tra campionato e coppe, ma si guarda al prossimo gennaio e a tutte le mosse che preparano i club dopo aver visto all'opera i propri talenti, quelli già noti e quelli appena arrivati. Un nome su tutti che ha colpito l'attenzione in questo ultimo turno è quello del francesino Yaya Antiste, un attaccante che il Milan ha seguito a lungo, poi però è finito allo Spezia, in condominio con il Sassuolo. E questa è una storia che può apparire interessante, perché guarda caso il prossimo turno dove porta il Milan? Alla Spezia. Una partita che l'anno scorso fu davvero cruenta, fu il momento più basso per la squadra di Pioli. E stavolta Thiago Motta ha dimostrato di avere le qualità per poter mettere in difficoltà chiunque, e proprio Antiste è stato il numero uno di questa partita. Ma qual è il suo futuro? Perché questo attaccante dell'Under 20 francese si era messo in luce nel Tolosa e appunto i 007 rossoneri lo hanno corteggiato a lungo. Poi alla fine si è optato per Pellegri, cioè per quell'operazione in prestito dal Monaco. Invece lo Spezia ha investito 4 milioni e lo ha fatto in condominio con il Sassuolo, per il quale evidentemente Antiste è un nome buono per il futuro. Vedremo quindi quali saranno le prossime mosse di questo talento. Intanto in casa rossonera va sciolto un nodo, quello del terzo portiere, perché l'infortunio a Plizzari lo terrà fuori 3 mesi, può indurre i vertici tecnici a scegliere un nuovo difensore estremo per fare compagnia a Maignan e a Tatarusano. Vedremo su chi cadrà questa scelta. Poi, a proposito di talenti, segnaliamo le ottime prestazioni di Lorenzo Colombo nella SPAL. Anche lui ha 19 anni ed è evidentemente un attaccante molto dotato. Ha segnato un bellissimo gol contro il Vicenza, è già a quota 3 e dimostra di poter avere le credenziali per fare concorrenza anche a quel Lorenzo Lucca di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, perché il centravanti del Pisa anche lui è nel mirino del Milan e non solo del Milan. Anche in casa Inter c'è un goleador a distanza che sta facendo molto bene in Serie B, è Samuele Mulattieri, 5 gol sinora con il Crotone, anche se è rimasto a secco nell'ultima partita contro il Lecce. È un attaccante che già nel giro dell'Under 21 e fa concorrenza, guarda caso, al milanista Colombo e a quel Lucca di cui vi abbiamo già parlato. È una bella sfida anche per il futuro, che è una bella novella per il calcio italiano in assoluto, perché da tempo non si vedeva un gruppo così folto di giovani punte contendersi il trono del gol nella serie cadetta, auspicando che arrivino presto anche in Serie A. E qui vediamo proprio le trame che ha l'Inter su questo fronte, perché non dimentichiamolo mai, c'è Pinamonti che è andato in prestito ad Empoli e c'è poi quel Satriano che nel pre-campionato si è molto ben distinto. Insomma, per il futuro i nerazzurri stanno guardando con grande interesse alla nuova linfa che è in arrivo, però nel frattempo si godono Edin Dzeko e Lautaro Martinez, così come il rientro di Correa. Questa è la dimostrazione che il mercato interista è stato eccellente. Dopo l'uscita di Lukaku c'erano tanti timori, sembrava che si fosse perso il punto di riferimento lì davanti. Invece tutti i nuovi arrivati si stanno ben disimpegnando e guarda caso l'Inter segna tanto, 18 gol, e tutti vanno a rete, a conferma che il gioco di Inzaghi è più arioso rispetto a quello di Conte, coinvolge tutti e dà anche più possibilità. Per quel che riguarda invece le trame per gennaio, c'è sempre attenzione per il portiere Onana dell'Ajax, che a scadenza di contratto, ricordiamolo, ha già stretto un patto con Marotta e Ausilio. Verrà anticipato il suo arrivo.
Handanovic nelle ultime prestazioni ha ritrovato la sicurezza che gli attribuivamo da sempre, quindi ci sarà un'operazione d'urgenza o invece si aspetterà serenamente il finale di stagione, quindi l'annuncio a tempo debito? È una delle tante vicende in casa interista, senza mai trascurare il capitolo rinnovi, perché Lautaro ha già fatto capire che prolungherà per altri 4 anni. Adesso si aspettano notizie anche dagli altri, perché Barella scalpita, lui ha già detto no ai importanti club stranieri per dare fiducia ai nerazzurri. E poi c'è il capitolo Brozovic, forse il più delicato, perché il croato a giugno, se non firma, se ne va a parametro zero. La provvidenziale rimonta di La Spezia rimette per un po' le carte al loro posto. La Juventus ottiene la prima vittoria, ma le problematiche sono apertissime. Le provocazioni di Allegri non sono arrivate per caso. Lui sprona i giovani soprattutto, ma vuole risposta a tutto il gruppo. E poi c'è il tema del rinnovo di Paulo Dybala. Da molte parti arrivano segnali positivi, però la differenza c'è ancora. Questa settimana, con i tanti impegni di campo, non c'è stata possibilità di approfondire i discorsi già avviati nelle precedenti settimane. Tutto lascia credere che è rinviato ad ottobre, ai primi di ottobre, ma la Juve salirà a quota 9 milioni. E questo l'interrogativo, perché non va mai dimenticato che l'argentino attende un riconoscimento, perché c'è De Ligt che ne guadagna 12, quindi vuole avvicinarsi al più giovane compagno di squadra olandese. Anche questo è un elemento di frizione in una società che sta cercando evidentemente di risparmiare, di contenere i costi dopo anni di spese senza limiti. Ecco quindi il doppio difficile binario per Allegri, che da un lato deve gestire una squadra che ha bisogno di crescere urgentemente, dall'altro deve anche sovraintendere a un processo di cambiamento che per certi versi può essere anche doloroso. E quindi anche in casa Juve si guarda con attenzione ai giovani. Ce n'è uno in particolare che suscita molto interesse ed è il centrocampista Fagioli. Contro il Parma ha fatto un gol molto bello. C'è anche la suggestione che ha battuto il maestro Gigi Buffon, che evidentemente ha conosciuto da vicino alla Continassa. Ma poi la Cremonese, in cui è in prestito, ha avuto una battuta d'arresto l'altra sera contro il Perugia. Lui però ha dimostrato di avere le qualità per emergere in Serie B e in prospettiva di tornare alla Juve per essere un numero uno. Ed è queste sono le storie che ci piacciono, perché la Juventus, come tutti gli altri club italiani, deve avere il coraggio di puntare sui propri talenti. Fagioli è uno di questi, non è l'unico, evidentemente. Tutti i ragazzi che si stanno mettendo in luce nell'Under 23 bianconera, ad esempio, vogliono seguire le orme di Moises Kean. Anche lui fu costretto ad andare in prestito al Verona, si mise in luce e tornò per brillare. Ecco, Kean alla Spezia ha ripreso a segnare e della strada da seguire, perché Allegri deve valorizzare i tipi in gamba come lui.